Via Verde Costa dei Trabocchi aspettando la metà di agosto, quando saranno fruibili e in sicurezza ufficialmente alcuni segmenti, senza però continuità. In un sopralluogo del TG Maxx col presidente della provincia Mario Pupillo è stata confermata infatti l'apertura del tratto di pista ciclopedonale che va da Borgata Marina di Torino di Sangro e raggiunge l'acquabella di Ortona, escluse però le gallerie. Dunque, via libera in sostanza da Torino di Sangro, passando per Fossa Cesia e Rocca San Giovanni, all'eremo d'Annunziano, dove la Galleria del Turchino resterà transennata. Poi, da San Vito si arriverà all'Acquabella. Altro stop, c'è la galleria. Completato il tracciato presso la stazione di San Vito, ora si andrà avanti con la resinatura per 2 settimane, ma tempi più lunghi sono previsti appunto per la messa in sicurezza di gallerie allo stato di abbandono da 3 lustri. Una ricognizione accurata rende necessari i lavori di ristrutturazione con la Cogepri, che conta di terminarli entro il mese di novembre. Si provvederà anche all'illuminazione. Entro la fine dell'anno si conta di risolvere anche il problema di Contrada Lago Dragoni, dove il tracciato andrà completamente ricostruito. 3 milioni di euro sono pronti per l'opera. Mario Pupillo. Purtroppo le gallerie saranno chiuse e quindi interromperanno la continuità della pista, ma perché in sicurezza non possiamo lasciare le gallerie aperte mentre ci sono lavori di adeguamento, di sistemazione, dovremo mettere l'illuminazione all'interno delle gallerie. Quindi è un discorso che inizierà prestissimo, ma che avrà bisogno del tempo necessario per appunto concludere e fare poi la continuità. Poi c'è il problema di Lago Dragoni. E qui abbiamo, insieme al provveditorato ai lavori pubblici, trovato la soluzione perché noi dovevamo completare quel tratto, ma c'era un finanziamento importante per il comune di Torino di Sangro, per cui abbiamo unito le risorse e abbiamo trovato la quadra affinché i due cantieri non si contrastino, non ci sia conflitto nelle competenze e possiamo continuare a lavorare insieme, questo affinché entro fine anno si possa avere anche quel tratto completato. Quindi stiamo lavorando alacremente. Ripeto, i problemi ci sono, è un'opera complessa, complicata, già il precluderla al passaggio dei cittadini è impossibile, per cui teoricamente siamo su un cantiere, ma come avete già visto, i cittadini sono qui, mi fa piacere perché questa è un'opera straordinaria ed importante. Gallerie ufficialmente chiuse, ma invece tranquillamente percorse da ciclisti e pedoni che di tornare indietro di fronte a transenne e blocchi proprio non ci stanno. Più volte ricomposte le barriere, puntualmente sono state rimosse, aprendo varchi utili al passaggio, a proprio rischio e pericolo. Gallerie che aspettano da tanto, troppo tempo, lavori di messa in sicurezza, annunciati più volte e poi rimandati. E che sia questa la volta buona. Di via verde, di voglia ce n'è tanta, forse troppa, e non c'è transenna che tenga.